e la polisportiva è stata fondata nel 1973 da un gruppo di amici appassionati di ciclismo ed ex ciclisti. Questo sport, secondo la nostra veduta come polisportiva, dovrebbe essere una scuola di vita, una scuola di sacrifici. Siamo passati da 5 bambini che avevamo quando siamo partiti nel 73, oggi siamo a circa 70 ragazzi, fra cui una quarantina di giovanissimi, 16 esordienti e 10 allievi. Pertanto è stato veramente un progresso abbastanza sostanzioso. Abbiamo tuttora 3 corridori dei nostri professionisti. Il faro dei nostri professionisti sicuramente è Daniele Bennati, colui che ha vinto in Champs-Élysées l'ultima gara del Tour de France. Io credo che la polisportiva albergo fondamentalmente faccia un servizio sociale, perché è catalizzatore di giovani che noi con il nostro contributo aiutiamo a non percorrere strade sbagliate. La categoria allievi è la massima categoria della nostra società e poi la categoria che precede il ciclismo internazionale, quindi il ciclismo che conta.